Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo per il nostro consueto appuntamento domenicale con la parola del Signore. Oggi la parola del Vangelo ci aiuta a capire come si diventa discepoli e che cosa significa essere discepoli. È il frutto di una scelta. Si diventa discepoli perché sceglie di stare dietro a qualcuno. Ma per stare dietro a qualcuno, e questo qualcuno è il Signore, dobbiamo farci dire da Lui come dobbiamo seguirlo. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché un profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca, uno di questi piccoli, perché un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. In questa tredicesima domenica del tempo ordinario, l'Evangelista Matteo ci consegna una parola chiara per i discepoli. In fondo, vedete, fratelli e sorelle, di domenica in domenica c'è sempre un progressivo, c'è sempre un di più. Gesù sta parlando ai suoi di come si diviene discepoli. Non ci si inventa discepoli, si cresce dentro un cammino di discepolato che si fa via via e si fa anche facendo delle scelte importanti. Abbiamo ascoltato chi non odia il padre, la madre, non è degno di me e via via, ma soprattutto abbiamo ascoltato una parola che ci ritorna sempre nel cuore, tutte le volte che pensiamo anche a Gesù. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ma che cosa vuol dire prendere la croce per seguire Gesù? Nella vita quotidiana noi spesso ci lamentiamo, no, delle nostre croci, la nostra malattia, la nostra situazione familiare, situazioni, che ci troviamo a gestire. Noi pensiamo che quella sia, una croce che ci ha dato il Signore. Ma mi chiedo sempre, coloro che non vivono la nostra fede, coloro che non conoscono il Vangelo e vivono le nostre stesse situazioni, possono dire che quella è una croce? Dobbiamo avere l'onestà di dire che ci sono delle cose che appartengono alla vita, ci sono delle fatiche che appartengono alla vita, ci sono dei limiti che appartengono alla vita. Qual è la croce di cui parla Gesù? La croce di cui parla Gesù è il suo Vangelo. Quella è la croce. Vivere il Vangelo e viverlo seriamente è una grande croce. Basterebbe richiamare alcune cose che Gesù ci dice nel Vangelo. Amate, coloro che non vi amano, non è una croce? Perdonare coloro che ci fanno del male non è una croce, dare a chi non merita non è una croce, è una fatica ed è questa fatica che ci contraddistingue come discepoli. Siamo discepoli non solo quando diciamo Signore, Signore, cioè lo riconosciamo come Signore, ma siamo discepoli quando il Vangelo diventa un fatto della vita, diventa un fatto di vita. Attraverso che cosa? Attraverso le nostre scelte. Siamo discepoli che vivono la bellezza del Vangelo dentro anche la criticità della storia e della vita, con quello che questo può comportare per ciascuno di noi. Allora la parola di oggi ci aiuta ancora di più a capire che non c'è sequela di Gesù senza la scelta del Vangelo.
Gesù e il Vangelo sono un'unica cosa. Non possiamo vivere una sequela che non abbia una parola crocifissa, che è la parola del Vangelo, ma proprio perché crocifissa è una parola che ci apre alla resurrezione, quindi ci restituisce che cosa? Quella vita nuova che tutti desideriamo. Madre Teresa di Calcutta, rileggendo questa croce, concludeva in una sua bellissima preghiera: perché è amando che si è amati ed è perdonando che si è perdonati. È la logica del Vangelo e questa logica noi vogliamo sceglierla e noi vogliamo viverla perché realmente si compia il nostro essere cristiani, cioè discepoli, seguaci di Gesù Cristo. Auguro a tutti voi una santa e buona domenica.